Cominciamo a parlare di cittadini, di sondaggio, di comunicazione, di interazione con il pubblico. E, intanto voglio dire al pubblico che ci segue in streaming, sia esso un pubblico esperto, sia esso un pubblico di tipo più meno diciamo acculturato rispetto ai temi ambientali, ma sicuramente interessato, che può fare domande e commenti al nostro hashtag 20 anni per X ambiente, di modo che nel pomeriggio possiamo provare a rispondere ad alcune delle domande che provengono dal pubblico direttamente. Grazie. E innanzitutto voglio ringraziare i miei colleghi della comunicazione, dell'ufficio stampa e di biblioteca, portale web, Attilio Castellucci e Cristina Pacciani, che hanno aiutato proprio la redazione di questo sondaggio. Voi sapete tutti che noi abbiamo promosso a livello nazionale e regionale il sondaggio al pubblico per eleggere il terzo argomento del quale si sarebbe parlato oggi. I primi due erano qualità dell'aria, ambiente e salute, che sono stati discussi rispettivamente a Bologna e poi a Brindisi. Il terzo elemento lo abbiamo chiesto al pubblico e, come avete visto e vedrete da programma, nel pomeriggio il pubblico ha scelto i rifiuti, e questo è stato il risultato del nostro sondaggio. Questo sondaggio, voluto fortemente dalla direzione ISPRA e da tutto il Consiglio federale, ha voluto però non solo chiedere al pubblico quale fosse l'argomento che voleva sentire discusso dagli esperti, ma abbiamo tentato un approfondimento facendo delle semplicissime domande, pubblicandole su tutti i siti web delle ARPA. Quindi abbiamo lavorato in rete molto bene su questo argomento, e per questo ringrazio ovviamente tutti i comunicatori delle ARPA, Bompani, Talluri, Negrioli. E dunque, dicevo, non ci siamo limitati a chiedere quale argomento volete, ma anche a quali domande volete rispondere, rispondere a delle semplici domande con un sì e con un no. Questo perché? Perché un sondaggio, secondo noi, deve poter cominciare a tastare un po' il polso a questo pubblico che speriamo ci segua. Perché? Perché occorre evitare l'autoreferenzialità, occorre non solo parlare ai decisori politici, alle istituzioni, ma anche e soprattutto ai cittadini, magari riuscire chissà a dare una mano per indirizzare determinati comportamenti. Adesso, se le slide le hanno caricate, ok. Allora, noi abbiamo cominciato questo sondaggio il 1 febbraio, lo abbiamo pubblicato sul sito dell'ISPA e sul sito di moltissime ARPA, e lo abbiamo concluso a metà marzo, perché ovviamente poi servivano i tempi per prepararsi sull'argomento. Ora vi faccio vedere delle slide in cui si vedono i risultati per i sei argomenti, e cioè rifiuti, informazione, geologia, georisorse, biodiversità, clima e meteorologia, mare. Questi erano gli argomenti che abbiamo proposto al pubblico. Su questi argomenti ci sono state delle domande, poi vedremo, e come vedete già dalla prima settimana i rifiuti erano fortemente in testa, e qui si vede ancora meglio, vedete il blu è i rifiuti nella torta, e vedete anche un istogramma nel quale si vede il numero dei visitatori e il numero dei votanti, ma su questo vi dirò qualcosa dopo. Il blu dei rifiuti anche la seconda settimana vince, e anticipo che è rimasto così sempre. Questo perché ci siamo fatti ovviamente una domanda, sto andando avanti velocemente anche per non... risultati definitivi. Allora, è evidente che rifiuti ha vinto alla grande. Perché? Innanzitutto perché è un qualcosa con il quale probabilmente noi abbiamo a che fare tutti i giorni, al mare magari non ce ne andiamo tutti i giorni,
Con la biodiversità neanche, anche se poi di fatto fa parte della nostra vita, però nel momento in cui tu chiedi al pubblico di votare un argomento, probabilmente il pubblico ha deciso di andare su un qualcosa che, con il quale combatte tutti i giorni. La cosa interessante in questo, oltre al discorso, vedete, con l'istogramma si vede chiaramente che è proprio enorme. C'è stato un andamento subito superiore da parte dei rifiuti, che poi è andato in crescita esponenziale alla fine. E queste sono le domande. E ora su questo mi soffermo un minuto. Allora, queste sono le domande che abbiamo fatto per i rifiuti. Come notate, mentre le tre domande, sai cos'è il compost, sai separare i rifiuti e nel tuo comune attiva la raccolta differenziata, hanno avuto un bel po' di sì, riuscirà l'Italia a raggiungere l'obiettivo fissato all'UNEP? Mi pare che i no sono un po' di più. E così poi, per esempio, su un altro argomento come la biodiversità, nel momento in cui si chiedono delle informazioni che dipendono dal cittadino stesso, addirittura la contabilità ambientale, c'è una bella percentuale di persone che sa di che cosa si tratta, sull'area protetta ovviamente non abbiamo dubbi, però dov'è che vincono i no? Si fa abbastanza per tutelare la biodiversità in Italia? E così via. Le quattro domande, dove c'è la domanda trovi adeguate le azioni per la tutela del suolo nel tuo comune, i no vincono. Vado avanti. Per quanto riguarda l'informazione, si vorrebbe più spazio sui media, spero che i colleghi giornalisti siano rimasti in sala, perché in effetti sui media di ambiente si parla poco e se ne parla solo quando ci sono i disastri, e non sono chiarissime le informazioni ambientali presenti in generale. Sul clima, anche qui vediamo che la terza domanda, riuscirà l'Italia a raggiungere l'obiettivo fissato dall'UE, di fatto c'è una maggioranza di no. Ora, in questo modo un po' rapido, abbiamo notato che tutte le volte che si parla di comportamenti personali, tutto sommato i cittadini si sentono abbastanza bravi o abbastanza capaci, mentre nel momento in cui ci si deve fidare dell'istituzione, purtroppo c'è un po' più di scontento, comunque non totale aderenza. Quindi questa è una prima riflessione da fare su questo sondaggio. La seconda riflessione, la dico tra poco, per il mare c'è un eccesso di rosso, perché le domande erano è sufficiente quanto si sta facendo per la salvaguardia, pensi che sia usato con rispetto, mentre la domanda hai un comportamento virtuoso nei confronti del mare, qua a tutti sì, perché evidentemente le persone si sentono bravissime nei confronti del mare. Mi sembra che ci sia ovviamente una contraddizione nelle risposte, però comunque questo è un primo sondaggio, una prima volta che siamo usciti, diciamo, con un qualcosa che chiedeva qualcos'altro al pubblico, una prima volta in cui abbiamo voluto provare ad avere una cartina di tornasole su quelle che sono le nostre azioni di comunicazione. I risultati definitivi che ci fanno pensare è che mentre sono entrati circa 4.000 cittadini nel sondaggio proposto, e questo vuol dire che comunque è stato comunicato da ISPRA e dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente con una certa efficacia, ovviamente questo è un sondaggio sui nostri siti, non è un sondaggio giornalistico che avrebbe ovviamente altri numeri, e abbiamo notato che poi a votare sono stati solo il 41%, che è un po' poco. E questo ci spinge a una riflessione a livello di comunicazione e di informazione ambientale, a fare di più e meglio, a essere più diretti, probabilmente a non usare troppo il linguaggio della scienza, ma di più il linguaggio della divulgazione, che ovviamente deve avere validità e rigore scientifico, ma che deve essere vicina alle persone, se no altrimenti non riusciamo ad arrivare al punto. E poi inevitabilmente sopportare il fatto che comunque i tempi cambiano, la tecnologia cambia, e i tempi di internet non sono certo i tempi del giornale scritto che apri e leggi tutti i giorni, e l'attenzione che c'è su domande o su argomenti relativi
a qualunque tipo di informazione su internet devono tener conto che l'attenzione sfuma dopo poco, quindi probabilmente dovremo fare un qualcosa di meno articolato e di più diretto. Ora, questa è stata una prima volta e il dato positivo che ho colto è stata la grandissima collaborazione tra agenzie e ISPRA, e ci capivamo molto bene, e questo, diciamo, mi spinge, ci spinge a riprovare a fare altri tentativi, non necessariamente per conferenze ma anche a prescindere, e chiederò il supporto di colleghi più esperti di me in materia di sondaggi di tentare nuove strade. Grazie. Grazie.